Story Time, Evoluzione Radio. Ben ritrovati cari amici e cari amiche di Storytime, sono Alessio Cabbia e vi do di nuovo il benvenuto qui su Radio Canale Italia, sempre dagli studi di Padova. Prima di presentarvi gli ospiti di questa nuova puntata di oggi con i quali andremo a raccontare la loro realtà e la loro storia, volevo ricordarvi che se volete potete trovarci sui social. Ci trovate su Instagram come storytime_ufficiale oppure con l'hashtag Evoluzione Radio. Se invece preferite Facebook ci trovate anche lì come Storytime Official oppure con l'hashtag Storytime Veneto. Io vi do di nuovo il benvenuto e sono quindi pronto a presentarvi gli ospiti di questa nuova puntata di oggi. Sono in compagnia di Roberto e Franco. Ciao, benvenuti. Ciao, grazie a te. Ciao. Allora, oggi, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. E quindi siete uno di qui oggi per presentarci la vostra realtà, il vostro progetto che si chiama Exit Dream 2, giusto? Esatto, nasce questo progetto di noi. Sì. Che ci conosciamo dall'84. Ok. Ognuno ha preso la sua strada musicale e poi ci siamo ritrovati di nuovo. Dall'84, quindi, sì. Allora che vi conoscete. È lui il più vecchio, È lui il più vecchio. Cioè, No, lo sono io. Non si direbbe, ma non mi metto a sindacare su questo. Come beh, dire. Guarda, cioè, nota un attimo. Beh, allora diciamo che il pizzetto questo qui rende molto posso più dire, giovani, in effetti. No, posso dire che siamo anche musicisti, non solo vocalisti. Ah, giusto. Non solo vocalisti, ma anche musicisti. No, diciamo che il progetto Exit Dream, lo dico subito velocemente, sì. È un nuovo progetto perché noi Parani abbiamo sempre fatto le cover di New Trolls, avevamo una cover band di New Trolls. Ah, ok. Ce l'abbiamo portato Parani, uh-huh. E a questo punto però io e Franco abbiamo detto basta. Basta. Però... già il 3 marzo ne abbiamo un concertino perché ecco, purtroppo ci porti sempre dietro, certo, quello che hai fatto per anni. Ad omaggiare Vittorio Descalzi che non c'è più di New Trolls, allora ci hanno chiamato per fare queste parti qua. Queste parti qua, certo, beh, comunque insomma sono cose sempre interessanti assolutamente, sì, poi sì. Quando il passato diciamo è un qualcosa che ti ha cresciuto, che ci cresce, quindi ok, è bene diciamo abbandonarlo, però ti non fa, dimenticarlo mai. Ti fa la scorsa. Eh sì, assolutamente. No, diciamo che il progetto nuovo, stiamo facendo anche un CD delle 16 canzoni principali, certo. Si basa sulla musica di una canzone e le parole di un'altra. Ti faccio un esempio, noi facciamo Jump, sì. Cantando una canzone di 16 marzo di Achille Lauro sotto. Addirittura? Sì. L'abbiamo copiato praticamente dai DJ che usano il mashup. Certo. Però non abbiamo mai visto fatto dal vivo, dal vivo, noi abbiamo deciso di farle questo. Chiaro, infatti è una cosa molto, molto curiosa e interessante. Sì. Come sta andando questa produzione? Benissimo, alla grande. Benissimo, siamo in studio quasi ogni giorno. Allora questo è sicuramente una cosa fantastica. E poi è bello, io adesso mi è capitato ogni tanto di andare a registrare in studio, al di là di uno studio magari tipo questo, ma uno studio proprio musicale, cioè respiri l'arte, vero? Respiri la musica. Respiri il sudore. Si respira anche il sudore, questo è vero. E quindi allora, comunque vi conoscete dall'85, giusto? Ma mi verrebbe da chiedervi, quindi come vi siete conosciuti? Amici comuni? Mettendo su un gruppo, lui suonava la batteria, uh-huh. Avevamo un gruppo di 6 persone. Okay. Era già forte. Facevamo i neutro... Facevamo già le cover di New Trolls nei teatri quando i cover band manco non esistevano nell'85. Ok. E poi siamo andati avanti, ognuno poi ha preso la sua strada, ci siamo ritrovati nel 2014, okay. Abbiamo ripreso questo cammino, però abbiamo deciso adesso di cambiare tutto. Di cambiare musica praticamente. Certo, quindi allora adesso se non ho capito male vi siete più specializzati sulla traccia vocale, diciamo, come vocale. Sì. Però in studio suoniamo noi. Però in studio suonate voi. Anche i cori. Tutto qua. Anche in cori, fate tutto voi. Facciamo sulle basi, su uno studio, facciamo cori, chitarre, suoni, poi logicamente abbiamo anche un altro chitarrista che ci aiuta, che vi accompagna. Un altro cantante, poi abbiamo una sorpresa che entra dentro nel CD. Che sarà uno dei New Trolls che ci canterà dentro un pezzo. Ah, che figo, addirittura. Vedi. Vabbè, sono perché cose... purtroppo Vai. Certe volte non riesci a cancellare quello che hai fatto. No, assolutamente. Anzi, come si diceva prima, secondo me aiuta a mantenere la scorza e lo smalto. Stiamo registrando il disco e stiamo remixando un brano che è
4 anni fa è uscito, no? Sì. E, libero il mio canto. Okay. Là avevamo già fatto uno stravolgimento. Praticamente il canto libero di Lucio Battisti, okay, che noi l'avevamo già stravolto. Sì. Lo trovi su YouTube, come Taxus Media lo trovi su YouTube, okay, non come Exit Dream. Adesso, però tra poco uscirà il remix nuovo. Remix in trap. In trap addirittura. Ok, sì, okay. No, giusto per... Beh, tutto molto interessante, molto moderno, quindi vi tenete, diciamo, anche sì, al passo con i tempi. Ma se posso chiedervi invece la musica che vi ha cresciuto, oltre a quella magari che abbiamo già citato. Io ho ascoltato tanto da piccolo Genesis e Gino Vannelli. Addirittura, ok. Io sono fermo sul banco del mutuo soccorso premiata Forneria Marconi. Ah, io sono quello italiano, loro sono quelli che vanno all'estero. Ah, ok. Sei quello italiano. Beh, anch'io in realtà ho sempre ascoltato un po' di più la musica italiana, ma per, ad esempio, fondamentalmente una mia mancanza, che cioè l'inglese faccio veramente fatica. Noi cantiamo in inglesico. Ah, vedi? Inglesico. Inglesico. E noi, vorrebbe dire? Praticamente praticamente nella serata di 32 canzoni manco una non abbiamo in inglese. Ah, ok, vedi, allora tutto in italiano. Comprensibile un po' per tutti. E quindi allora questa tutta passione ve la siete portata dietro sin da piccini, e adesso avete varie evoluzioni, e adesso siete qui appunto di nuovo insieme. E quindi allora diciamo il 3 marzo avete detto, se non sbaglio, sì, avete la prossima, una prossima data, e ci sono magari, se possibile, sì, se potete dircelo chiaramente, delle novità in corso, se potete fare qualche spoiler, oppure meglio aspettare. Deve stare un attimo in background. Quindi allora, intanto queste notizie che abbiamo dato, e per diciamo tutte le notizie che verranno, io volevo ricordare che, se volete, Exit Dream 2 li trovate su YouTube, dove immagino si possano trovare appunto tanti di questi brani. E quindi allora diciamo, come invece, visto che è da anni, comunque dall'85 che suonate insieme, o comunque anche nella vostra carriera divergente, come è cambiata la musica? Ok, è arrivata la trap, ma proprio fare la musica è cambiato? Sì, totalmente. Totalmente, vero? Totalmente. Una volta avevamo i campionatori che duravano 4 secondi. Ah, addirittura. 4 secondi. E dovevi fare un miliardo di cose, dicendo. Adesso campione stai 6 mesi e lui campione avanti. Certo, faccio questo discorso qua, è allucinante. Sì, quindi comunque tutta la tecnologia... Esisteva pochissimo internet. Io ho quasi 40 dischi all'attivo. Sì. Devo portare a Milano, far ascoltare... Non mi piace la gran cassa. Ok, torna a Trieste, fai la cassa. Vai, qua invece fai così. Era tutto molto più casalingo una volta, adesso invece è tutto molto più automatico, che però forse ha tolto anche un po' di quel, come un po' dire, di gusto. Un po' di gusto, vero? Un po' di gusto l'ha tolto. Sembra tutto molto più semplice. Poi son gente che si riportano, cantanti, musicisti, cose che fanno solamente quello che fai tu, pigi i bottoni. Certo. C'è un loop che gira e basta. Infatti io al massimo mi spaccio come speaker, non di più. E quindi allora diciamo, questo periodo dove appunto diciamo, per chi magari ci sta vedendo, in questo periodo comunque c'è Sanremo, si è sempre parlato di Sanremo e se ne parlerà anche quando sarà finito, e anche quello adesso mi verrebbe da chiedervi proprio un'opinione personale a voi, indipendentemente da com'era una volta Sanremo, adesso come lo vedete, riuscite diciamo a... Ti parlo personalmente. Chiaro. Personalmente, certo. A me Sanremo non è mai piaciuto. Ok. Perché è un... Difatti siamo insieme perché io li ho visti tutti. Ecco, vedi. Invece tu da li hai visti quando ero piccolo. Ok. È un contenitore. Guardo la finale per vedere cosa sta andando in quel momento. Certo. Magari potremmo fare anche un mashup di quello che è successo. Certo. Infatti, no, appunto, avete nominato Achille Lauro, perciò noi stiamo tirando su un mashup con Tiziano Ferro e Mahmood e Blanco. Deve essere esplosivo questa cosa. Sì. Sono proprio curioso di Serenere. Okay. Sulla base di Serenere lui canta canzone di Blanco. Sì. Ok, allora siamo su. E lui fa Tiziano Ferro. È tu Tiziano Ferro. Sì. Ok, perfetto. Allora, questo lo troveremo anche appunto sul vostro canale. Poi, appena esce il CD. Tutto CD quanto. Dovrebbe uscire il 5 d'aprile. Primi d'aprile. Beh, comunque insomma ci siamo quasi, diciamo, mettiamo così, un mesetto poco più. Sì. Va bene, allora io vi ringrazio, siete stati simpaticissimi, e vi faccio un grande in bocca al lupo per tutti questi progetti futuri che arriveranno, e anche per l'esibizione del 3 marzo, se non ricordo male. Anzi, se siete liberi, io vi invito ad andare a vedere Exit Dream 2. E volevo ricordare appunto che anche su YouTube, sempre con questa dicitura Exit Dream 2, potete trovare i loro video, le loro canzoni e tra poco tutto il nuovo album. Noi suoniamo dappertutto, non è che suoniamo solo a Trieste. No, no, no.
no, chiaro. Se chiaro, qualcuno chiaro. Ci chiama, andiamo anche a Tombuctù. Ecco, quindi sono pronti e liberi per le trasferte. Io quindi vi ringrazio ancora e vi faccio di nuovo un grande in bocca al lupo per tutto. Ti ringrazio. No, grazie a voi. E grazie a tutti voi per averci seguito e vi do appuntamento sempre qui su Storytime con una nuova storia da condividere. Io sono Alessio Cabbia e vi abbraccio. Ciao. Storytime, Evoluzione Radio.